patatine e patatini, benvenuti in questo nuovissimo Mi Preparo Con Voi. Oggi ho voluto fare questo video perché era da tanto che non chiacchieravamo mentre mi truccavo. Sì, vabbè, sto facendo i vlog settimanali, ma questo è molto meglio perché riesco a chiacchierare più a ruota libera, diversamente dai vlog che sono concentrati magari sulle giornate, su quello che sto facendo. Quindi niente, inizio a truccarmi e chiacchieriamo un pochino insieme. Mi trovate in una location diversa perché sono nella mia camera matrimoniale, che voi non avevate ancora visto con questo sfondo. E questa è la camera mia di Andrea, perché moltissimi mi hanno chiesto: ma tu convivi o vivi con tua madre? No, io convivo da più di 6 anni oramai con Andrea. E niente, questa è la nostra camera, per chi si fosse iscritto ultimamente appunto non sappia queste cose. E niente, allora inizio con... ho tutti i trucchi qua in basso, quindi ho anche lo specchio in basso e il computer, così mi vedo perché la videocamera è lontana. E spero mi sentiate anche bene, quindi se mi sentite male anche per questo. Inizio con l'applicare il primer, questo qua è il Photo Loving Primer della NYX Studio Perfect. E questo qua è un anti-rouge, anti-redness, quindi anti-rosso, tutte le discromie rosse che avete sul viso, questo qua aiuta a neutralizzarle un pochino. Io lo sto trovando veramente comodo perché, avendo tanti rossori dovuti appunto dall'acne, questo mi aiuta ad attenuarli un po' e a preparare comunque il viso ad averlo leggermente più meno rosso, ecco. Anche se non è che a primo impatto non si vede il verde sulla faccia e non si vede che il rosso va via, ma truccandolo poi dopo col fondotinta risulta meno rosso il viso. Ha una consistenza davvero tipo quasi oliosa, ma non è per niente unto, è veramente tipo quasi setosa, ecco. Oggi devo andare via, quindi è per questo che sto facendo il trucco che faccio più o meno tutti i giorni, che mi vedete anche nelle foto su Instagram. Prima di applicare il fondotinta e altre cose vado a fare le mie sopracciglia. Mi stavo trovando da Dio con la Brow Divine di Nabla e la Neptune, mi pare che era quella che ho finito, e mi sono trovata veramente benissimo perché era del colore veramente identico al pelo delle mie sopracciglia. Però purtroppo l'ho mangiata, cioè l'ho finita subitissimo, e sto usando le altre che mi avevano mandato, ma sono troppo scure o troppo rossastre, quindi non vanno mai bene come la Neptune. E niente, quindi adesso ritorno ad utilizzare il mio solitissimo e amatissimo MAC Deep Dark Brunette, il Fluid Line Brow Gel Cream, che questo qua è veramente il top del top del top. Se ne fanno uno semigrigio lo devo acquistare per poter fare un match perfetto con i capelli, anche se adesso la ricrescita è stata sistemata un pochino da me e mamma con una specie di tonalizzante, e però devo ancora finirli perché non sono ancora come li voglio. Comunque niente, applico e faccio le sopracciglia. Questo passaggio mi richiede un po' più di tempo e di silenzio, quindi mi vedrete con le sopracciglia già fatte. Dopo aver fatto le sopracciglia, che sono veramente molto molto scure, ma col trucco completato non saranno poi così male, vado ad applicare un primer sulla palpebra e applico Eden di Urban Decay, Eden, come volete chiamarlo. Questi sono i trucchi che sto utilizzando maggiormente in questo periodo e mi sto trovando veramente molto bene, perché appunto io vado a giro, cioè sono in quei periodi in cui utilizzo sempre gli stessi trucchi e poi li giro perché magari mi stufo, comunque voglio cambiarli, e quindi niente, questi sono quelli di questo periodo. È finito Natale, perché oggi è, quando sto registrando questo video, oddio, oggi è il 28, voi vedrete carico questo video il mercoledì, quindi 2 giorni dopo. Niente, le feste sono state veramente, le ho passate veramente bene, siamo stati tutti in famiglia, abbiamo invitato anche i genitori di Andrea, diciamo che è stato veramente divertente perché poi ci siamo messi a giocare a tombola, ci siamo divertiti, cosa che non abbiamo mai fatto magari, e quindi è stata un po' diversa, è stata un po' più calorosa dei soliti anni, un po' più accogliente, un po' più familiare, ecco. Adesso prendo la Jumbo Eye Pencil, sempre di NYX, che è la numero 604 Milk, praticamente è mangiata, ne ho 2 così mangiate, infatti ne ho altre 2 nuove, perché è quella che utilizzo più spesso quando voglio portare gli ombretti ad una, come si dice, ad una saturazione migliore, ecco. Quindi lo vado ad applicare dall'angolo interno dell'occhio fino a metà palpebra, e lo sfumo già con l'applicatore stesso, proprio con la punta della matita. E quindi vi dicevo, è stato veramente un Natale carinissimo. Allora, il Natale, vabbè, l'abbiamo passato, che okay, Andrea lavorava, è tornato... Mi si è aperta! A tutto si può sistemare, a tutto c'è rimedio, si schiaccia un pochino e tac! Dicevo...
Solo a me succedono queste cose, vabbè. Dicevo, vabbè, Natale Andrea ha lavorato. Cioè, scusate, la vigilia Andrea ha lavorato. E anche a Natale ha lavorato, questo dicendo. Ha lavorato fino a pomeriggio, le 3:30 così, è uscito via prima. Siamo andati a fare la spesa e poi la sera abbiamo preparato per stare io, mamma e Andrea, che poi sono arrivati Michele, quindi mio fratello e mia cognata Angela. E siamo stati tutti insieme, è stato veramente, veramente carino. Adesso prendo questa palette che è la Sugar Pop di Too Faced e vado ad applicare un mix di questi due colori che sono Rock Candy e Peach Fuzz. Sono questi due colori chiari. Abbiamo fatto grandi mangiate, anche se quest'anno solitamente io mi riempio, no? Quando ci sono ste feste, la classica, il classico cenone, il pranzone, Natale, così. E invece quest'anno non mi sono riempita perché so che poi sto male. Ultimamente, da quando ho smesso la pillola, devo essere sincera, sto veramente male. Sono tornata a stare male con nausee e robe varie. Perché come sapete io lo vaglio pulicissimo, quindi mi stanno tornando tutti i problemi. Ecco perché tutti questi brufoli che in ogni video mi chiedete, ma io vi rimando sempre al video dove vi spiego della pillola, perché è tutto legato all'ovaio policistico, non perché mi metto su cagate o cose varie. Certo, quelle non aiutano, però fondamentalmente è per quello il problema. E quindi dicevo, mi stanno tornando tutti i problemi. E tornando tutti i problemi, stendo gli stessi due colori anche in questa parte qua. Tornando tutti i problemi, sto tornando a star male, cioè proprio male male male. Dalla palette artica di Nabla vado ad applicare questo colore qui, che adesso non ricordo come si chiama, dovrei girarlo, perché io i nomi con gli ombretti sono una chiavica. Ok, si chiama Circle. Vado ad applicare Circle e più tardi applico anche Fahrenheit. E dicevo, quindi sto tornando a stare di nuovo male. Però vabbè, e quindi non mi devo riempire troppo perché altrimenti faccio fatica a digerire. E adesso abbiamo fatto, siccome di rito che io ogni periodo natalizio mi metto a riguardare gli Harry Potter, perché c'è una storia dietro. A me gli Harry Potter io li guardavo quando ero piccolina, ma non li avevo mai capiti perché non è che stavo dietro ai particolari e tutto quanto. E li avevo visti fino al terzo, tipo, mi davano al cinema. Ai tempi non ero piccolina, non andavo tanto al cinema, quindi mi ero persa, non li avevo più visti. Andrea è un malato, è proprio un malato di Harry Potter, ce li ha tutti. Quando ci siamo messi insieme all'inizio mi ha fatto vedere tutti gli Harry Potter e mi ha fatto rinnamorare degli Harry Potter, tant'è che adesso li sto facendo vedere a mia cognata e a mio fratello, che non li hanno mai visti. Comunque adesso prendo di nuovo la Sugar Pop, intanto mi è caduta la palette, vabbè, e prendo Blackberry, che è questo tipo marroncino vinaccia stranissimo, veramente figo, e lo vado ad applicare con un pennello un po' più piccolo. Tra l'altro sto usando un po' di pennelli NYX che mi aveva regalato e sono una cosa assurda, cioè tipo questo è il numero 13, quello che ho usato prima per sfumare è il numero 16. Voi come avete passato le feste, che avete fatto di bello, cosa farete a Capodanno? E forse viene anche la Roby, quindi la Roberta Whitney Albini. E se poteva venire anche la mia patatulia sarebbe stato un Capodanno magnifico, però purtroppo non ci possiamo vedere. Adesso vado a prelevare Water Dream, sempre di Nabla, Water Dream, che è questo qua, bellissimo, veramente, cioè guardate già quanto brilla. Sembra distendere proprio dei glitter, che però rimangono lì, non vanno via. Sembra quasi appunto l'acqua da lontano, veramente molto molto bello. E lo vado a stendere però col dito, non col pennello, perché col pennello non ha la stessa resa. Quindi prendo una bella manciata. Sì, mi stavo specchiando qua perché qua giustamente vedete uno specchio, no? Al centro della palpebra, ciao, guardate, io non so quanto renda, ma dal vivo vi assicuro che è una bomba. Con un pennello ampio vado a prendere Rock Candy, sempre questo panna qui. Vado a uniformare insieme a questo Rock Candy, questo panna, Water Dream, i due ombretti insieme per non avere troppo stacco. Blackberry di Too Faced e Fahrenheit, ricordata, anche nella parte qua sotto. Sono super felice perché mi devono arrivare le Doki Book, sono delle agende simili Kiki K, però vengono da Hong Kong e costano tantissimo perché tipo solo la parte esterna, quindi solo l'involucro dell'agenda senza le planner, ciao, senza gli inserti dentro, costano tipo 30-29 euro o dollari, non mi ricordo, comunque sono parecchio, perché voi non è che prendete 30 euro e dici ah, ok, prendo l'agenda, c'ho già gli inserti. No, non avete niente, se non tipo in alcune quattro divisori che sono veramente carini con i foil. Adesso vado a stendere una matita che fa parte di un sacco di altre cose che mi ha mandato appunto Defa Cosmetics, che è una marca che è uscita da poco,
che attendevano un sacco di persone, veramente una marca stupenda. Io mi trovo talmente bene che la sto adorando, mi hanno mandato un sacco di cosine, ho messo anche la foto su Instagram. Tra l'altro questa qua è veramente tanto tanto scrivente, si chiama Grafite, è una matita occhi, cioè è tipo un bianco panna. È bello evidente, ma all'interno della rima dell'occhio non è quel bianco che spara troppo, quindi adesso vedete come viene, come risulta molto naturale. Tra l'altro vi dicevo, è molto scrivente. Io sono l'unica youtuber sfigata che non si sa mettere la matita senza tirar giù la palpebra. Vado adesso a mettere l'eyeliner, le ciglia finte. Come eyeliner vado a mettere questo qui, che è il Master Ink di Maybelline Matte. C'è anche quello satin, ma non mi piace molto. Questo matte invece mi piace tantissimo, mi piace anche lo scovolino, l'applicatore che è un feltro morbidissimo. Vado a stenderlo off camera, quindi di là, mentre mi metto anche le ciglia finte, perché qui sono veramente, se mi vedete, se vi mettete a ridere, non sapete neanche come ho tutta la postazione. E ci vediamo dopo. Dopo aver messo ciglia finte e eyeliner, vado a... Dov'è? Vado a mascararmi con il Better Than Sex di Too Faced, che sto utilizzando tantissimo ultimamente, perché il Roller Lash mio preferito insieme a il Day Real. Il Roller Lash mi è finito, ma il Day Real l'ho accantonato e appunto sto utilizzando questo, che mi dà tanta 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 corposità alle ciglia, mentre gli altri due appunto sono fatti per piegarle, per allungarle. Mentre questo, dato che metto le ciglia finte e non mi interessa allungarle, lo vado ad utilizzare per infoltirle, dare appunto più pienezza alle mie ciglia. La cosa che faccio per non sporcarmi e per far sì che le ciglia mie si attacchino a quelle finte è di appoggiare il dito, tipo adesso lo faccio vedere in questa parte perché questa è l'ultima ciglia che ho appiccicato, è ancora un po' fresca. Applico e vado a stendere il mascara portandolo verso il mio dito, perché così almeno vado ad appiccicare, come vi dicevo, le ciglia. Adesso non sto vedendo praticamente niente perché ho lo specchio lontano, però questo è quello che vado a fare. Prima di applicarlo anche sotto, finisco il trucco sul viso, quindi vado ad applicare fondotinta, correttore, eccetera, eccetera. Come correttore utilizzo il Naked Skin. Questo qua è nella tonalità light neutral, ma utilizzo anche quella chiara che mi pare si chiami Fair. Come me. Però vabbè, adesso ho tirato su questo, comunque li utilizzo entrambi. L'altro è un po' più per dare highlighting al viso, ma questo qua mi corregge meglio le occhiaie. E questo invece è il fondotinta Collistar, il fondotinta più primer uniformante per pelle perfetta 24 ore con SPF 15. Questo è nella tonalità 1 avorio. Mi sto trovando da Dio, non l'avrei mai detto, questo l'ho scelto io perché Collistar è stata così carina da dirmi, da regalarmi appunto dei prodotti per ogni categoria, di scegliere un prodotto per ogni categoria, e come make up ho voluto scegliere questo perché era quello più votato. Vado a stendere il correttore e lo stendo in modo molto blando, perché tanto proprio la Beauty Blender vado, blando blender, vado a uniformare il tutto. Questa è la mia Beauty Blender, il fondotinta primer di Collistar. Adesso vado a mattificare il mio viso, utilizzo il NYX Stay Matte But No Flat della Powder Foundation, sarebbe praticamente una fondotinta in polvere che io utilizzo come cipria perché ha un'altissima coprenza e soprattutto mi piace un sacco. Niente, vado a mattificare tutto quanto in questa parte qui, che a me tende a dividersi il trucco, ma non troppo perché tanto non devo fare niente di che oggi, quindi non mi interessa avere la pelle super power. E vado a stendere finalmente il fondotinta anche negli vado a stendere finalmente il mascara anche nelle ciglia inferiori, però mi devo avvicinare perché non mi vedo. Non vado a fare l'highlighting perché ultimamente non lo sto facendo molto spesso. Ho qui un casino. Allora, come bronzer sto utilizzando tantissimo di nuovo questa qui, che mi era arrivata l'anno scorso, di Too Faced, The Little Black Book of Bronzers, che è questo qua. È appunto un libro con dentro tutti i bronzer di Too Faced in Italia, quindi nella celdina più piccola. E le vado a fare un mix tra Milk Chocolate Soleil e le Chocolate Soleil, che è un pelo più scura. Come blush utilizzo questo qua di Defa, che ve ne ho parlato prima. Sono andata a prendere questo di blush così vi faccio vedere un altro prodotto Defa, che è veramente molto molto bello. Sto utilizzando sia questo che quello di Milani, quello a forma di rosa, che sono quelli che utilizzo appunto ultimamente. Questo tra i tre che mi hanno mandato è quello che mi piace più di tutti, perché è un colore un po' più spento e secondo me, mi sta bene. E si chiama My Love 001.
vado a uniformare un pochino il contouring in questa parte qua sotto, di nuovo con la Beauty Blender e questa parte qui, e vado a mettermi il rossetto. Non vado, come vi ho detto prima, non vado a mettere illuminante di niente, perché ultimamente non lo sto utilizzando spessissimo, solo quando magari devo fare qualche giornata particolare che devo uscire, così magari lo vado a mettere, il solito Mary Luminizer, però oggi non lo vado a mettere. Vado ad applicare il rossetto, questo qua è nuovissimo, mi è appena arrivato, mi è arrivato settimana scorsa, prima di Natale insomma, ed è il Groovy Lipstick della linea Groovy Lipstick di Mulac, e questo qua è Groovy, è bellissimo, infatti lo sto, come vedete, già usato, lo sto veramente amando, tra l'altro si intona benissimo con i miei pantaloni sotto, e niente, lo vado a stendere. Comunque, questo è il make up finito, non so perché avevo il rossetto qua, tipo, e swatch. So che in tantissime mi avete chiesto lo swatch, però ho tanti video in programma, quindi sì, cercherò di fare gli swatch anche dei rossetti Mulac, un sacco di cose. Tra l'altro devo girare anche il video della postazione make up, perché ho visto che in tantissime mi avete richiesta, quindi ce l'ho tutto in lista, ce la posso fare. E niente, questo è il make up finito, io adesso mi tolgo i pantaloni sotto, mi metto i jeans e mi preparo e vado via, esco. Quindi spero che questo Get Ready With Me, anzi no, mi preparo con voi, perché sapete che i miei Get Ready sono quelli con la musica sotto, senza chiacchiericci e robe varie. Quindi spero che questo Mi Preparo Con Voi vi sia piaciuto. Io vi mando un mega mega bacio, vi auguro un 2016 pieno di gioia, d'amore, di felicità e di cose belle. E niente, tanti tanti auguri, patatini e patatine. Al prossimo video, ciao! Non ci arrivo fino a lì, però fate finta che metto la mano. Ciao!